Dal Vangelo rivelato a Maria Valtorta, volume 2, capitolo 1, 4, 8. Gesù visita il Battista presso Enon. 27 aprile 1945. Una chiara notte di luna, così nitida che il terreno si svela in tutti i suoi particolari e i campi, col grano di pochi giorni, sembrano tappeti di una felpa verd'argento rigati dai nastri scuri dei sentieri e vegliati dai tronchi degli alberi, tutti bianchi dal lato lunare, tutti neri a ponente. Gesù cammina sicuro e solo, va molto velocemente per la sua via finché trova un corso d'acqua che scende gorgogliando verso la pianura in direzione nord-est. Lo risale fino ad un posto solitario presso una costa selvosa. Piega ancora, inerpicandosi per un sentiero, e giunge ad un ricovero naturale nel fianco del colle. Entra e si curva su un essere giacente che appena si intravede nel chiarore lunare che illumina il sentiero, ma che non penetra nello speco. Lo chiama Giovanni. L'uomo si desta e si pone seduto, ancora offuscato di sonno, ma presto si rende conto di chi lo chiama e balza in piedi, per poi prostrarsi a terra, dicendo: Come mai è venuto a me il mio Signore? Per fare contento il tuo e il mio cuore. Mi desideravi, Giovanni. Eccomi. Alzati, usciamo nella luce lunare e sediamo a colloquio sul masso presso la grotta. Giovanni ubbidisce con l'alzarsi e l'uscire. Ma quando Gesù è seduto, egli nella sua pelle di pecora che male lo copre nel corpo magrissimo, si pone in ginocchio di fronte al Cristo, respingendosi indietro i capelli lunghi e scomposti che gli sono ricaduti sugli occhi per vedere meglio il Figlio di Dio. Il contrasto è fortissimo. Gesù pallido e biondo, dai capelli soffici e ravviati e la breve barba al basso del volto. L'altro, tutto un cespuglio di peli nerissimi, dai quali appena emergono due occhi incavati, direi febbrili, tanto brillano nel loro nero di ghiaietto. Sono venuto a dirti grazie. Tu hai compiuto e compi con la perfezione della grazia che è in te la tua missione di mio precursore. Quando l'ora sarà, al mio fianco entrerai in cielo, perché tutto avrai meritato da Dio. Ma nell'attesa sarai già nella pace del Signore, amico mio diletto. Molto presto entrerò nella pace. Mio Maestro e Dio, benedici il tuo servo per fortificarlo nell'ultima prova. Non mi è ignoto che essa è prossima ormai, e che ancora una testimonianza io devo dare, quella del sangue. E a te, più ancora che a me,
Non è ignoto che sta per giungere la mia ora. La tua venuta è stata la misericordiosa bontà del tuo cuore di Dio che l'ha voluta, per fortificare l'ultimo martire di Israele e il primo martire del nuovo tempo. Ma dimmi solo, molto avrò da attendere la tua venuta? No, Giovanni, non molto di più di quanto decorse dalla tua alla mia nascita. Ne sia benedetto l'Altissimo Gesù. Posso dirti così? Lo puoi, per il sangue e per la santità. Quel nome che anche i peccatori dicono può essere detto dal Santo di Israele. Ad essi è salvezza, a te sia dolcezza. Che vuoi da Gesù, tuo maestro e cugino? Io vado a morire, ma come un padre si preoccupa dei figli suoi, io dei miei discepoli mi preoccupo. I miei discepoli. Tu sei maestro e sai come per essi è vivo in noi l'amore. L'unica pena del mio morire è la tema che essi si perdano come pecore senza pastore. Raccoglili tu. Io ti rendo i tre che sono tuoi e che mi furono perfetti discepoli in attesa di te. In essi, e specie in Mattia, è realmente presente la sapienza. Altri ne ho. E a te verranno, ma questi lascia che io te li affidi personalmente. Sono i tre più cari. E io cari li ho. Va tranquillo, Giovanni. Non periranno, né questi né gli altri che hai, veri discepoli. Io raccolgo la tua eredità e la veglierò come il tesoro più caro, venuto dal perfetto amico mio e servo del Signore. Giovanni si prostra fino a terra e, cosa che pare impossibile in un così austero personaggio, piange con forti singhiozzi di gioia spirituale. Gesù gli posa la mano sul capo, dicendo: Il tuo pianto, che è gioia e umiltà, ha riscontro in un canto lontano, al suono del quale il tuo piccolo cuore ha balzato di giubilo. Sono quel canto e questo pianto lo stesso inno di lode all'Eterno, che ha fatto grandi cose, lui che è potente negli spiriti umili. Anche mia madre sta per intonare di nuovo il suo canto, già cantato allora. Ma dopo, anche per lei verrà la più grande gloria, come per te dopo il martirio. Ti porto anche il saluto di lei. Tutti i commiati e tutti i conforti. Lo meriti. Qui non è che la mano del figlio dell'uomo che sta sul tuo capo, ma dal cielo aperto scende la luce e l'amore a benedirti, Giovanni. Non merito tanto, sono il tuo servo. Tu sei il mio Giovanni. Quel giorno al Giordano io ero il Messia che si manifestava. Qui ora è il cugino
e il Dio che ti vuole dare il viatico del suo amore di Dio e di parente. Alzati, Giovanni, diamoci il bacio da Dio. Non merito tanto, l'ho sempre desiderato, per tutta la vita, ma non oso compiere questo atto su di te. Sei il mio Dio. Sono il tuo Gesù. Addio. La mia anima sarà vicino alla tua fino alla pace. E vivi e muori in pace per i tuoi discepoli. Non posso darti che questo ora, ma in cielo ti darò il centuplo, perché tu hai trovato ogni grazia agli occhi di Dio. Lo ha alzato e lo ha abbracciato, baciandolo sulle guance ed essendone baciato. Poi Giovanni si inginocchia ancora e Gesù gli impone le mani sul capo e prega con gli occhi volti al cielo. Pare lo consacri. È imponente. Il silenzio si prolunga per qualche tempo così. Poi Gesù si accomiata con il suo dolce saluto. La pace mia sia sempre con te. E riprende la via fatta prima.